siamo su Brookhaven e oggi vi farò vedere un attimo i nuovi aggiornamenti di Brookhaven. Allora, iniziamo con il primo aggiornamento, che è molto facile. Vai qua, nuovo veicolo. Hanno aggiunto il track, cioè quello dove tu proprio puoi caricare sopra. Se io provo, non so, provo a chiedere a qualcuno, qualche di là, cioè proprio si può mettere qui sopra e si può trasportare. Cioè, ragazzi, funziona proprio. Guardate, lo abbasso, lo alzo, ci cago e vabbè. Allora, noi iniziamo qua. Che altro possiamo fare? Allora, prendiamo un attimo il camion, visto che stiamo. Dobbiamo andare dall'altra parte, dove c'è la banca, che hanno aggiunto nuove cose che forse anche voi sapete. Quindi qua ho fatto un incidente. Guardate, la persona sta cercando di far salire la macchina. Ma c'è qualcuno? Ma c'è la sicura, vabbè. E che ci posso fare io? Comunque sì, si possono proprio mettere le macchine. Poi, ragazzi, comunque se voi avete, cioè adesso voi entrate just perché vedrete questo video che vediamo insieme. Qui abbiamo il dentista, molto bello. Qui abbiamo l'ufficio. Ah, qua ci possiamo mettere. Allora metto dottor brutto e dottor bruttissimo. Brutto e bruttissimo. Sono una famiglia. Brookhaven Family Dental. Toglimi la chat. Qui vabbè, qua ci sono tutte le cose. E qua ci sono. Ah, poi c'è anche quello per sapere quanto sei alto. Guarda, sono alto, yeah! Quanto si può essere alti? Vabbè, non funziona, è rotta. Qui abbiamo qua dove tu ti metti, ti mettono la dentiera. Qua tu puoi mettere pure la televisione. Oddio, hanno fatto esplodere la banca. Trovo pure vicino. Qua c'è un altro studio. Qui invece c'è Family Life. Va bene. Qui abbiamo una zona che non serve a niente. Andiamo di qui. Andiamo qua. Allora, lo Star hanno cambiato con Starbucks Caffè. Ecco, però la cosa è che non c'è niente. Non c'è niente all'interno. C'è la zona con quel passaggio segreto e basta. Poi abbiamo la libreria, che è piccolissima. Ma perché poi l'hanno aggiunta che è piccolissima? Dovevano ingrandirla, non so. Non è qua dietro c'è un passaggio segreto. Sono sicuro. Poi non so, chiedo ai miei due esperti di Brookhaven, che loro sanno tutti i passaggi segreti. Io non so neanche uno, perché non so come fanno. Qui abbiamo la posta. Hanno aggiunto con le lettere i pacchi. E praticamente poi qui, va bene, c'è il lavoro. Qui poi tu metti il furgone, questo qui. Questo. Quello vicino al quadro rosso. Si mette quello. Qui sopra abbiamo l'orfanotrofio. Sì, l'orfanotrofio. Infatti, se tu cerchi shelter, significa. Ieri avevo cercato, adesso non mi ricordo più. Qui ci sono i lettini. Non è che sono poveri, perché poi, vabbè, si mettono le coperte. Poi qui abbiamo il bagno, giustamente. Almeno devono avere un bagno ricco.
E vabbè, lì c'è anche il lavoro di quella dell'accoglitore che accoglie gli orfani, bambini orfani. E andiamo. Che altro hanno aggiunto? Credo più niente. Ragazzi, oggi voglio provare a consegnare i pacchi. Qua c'è uno, è un nuovo lavoratore. Boh. E ragazzi, vestiamoci veloci. Io già so qual è quello giusto, questo. No, no. C'è proprio la tutina, raga. Press. No, non so cosa sia. Delivery. Ecco qua. Io sempre con la mia tastiera. Prendiamo il pacco. Pacco. E la lettera. Sul pacco ci. Vabbè, poi ci scriviamo il nome il numero della casa. Prendiamo il lavoro. Non so. Mettiamo una marca, non so, mettiamo Amazon, chi lo sa. Qui scriviamo Amazon, metto Amazon, ok, consegniamo i pacchi. Allora, andiamo un attimo in questo quartiere che non c'è neanche una casa. E vabbè, desolato. Dobbiamo andare giù. Qui finisce la strada, sì. Questo qua è il quartiere piccolo. Proviamo, nel frattempo si sentono tutti i ciondoli, ma lasciamo stare. Proviamo ad andare a vedere nell'altro quartiere, che è di qui davanti alla benzina. Andiamo di qua. Andiamo. Senti, cerniera di tutto. Un bunker. Help me. No, non ti aiuto. Chi è? Antonio Nonani. Pacco casa 22. Non ho messo la sicura. 20. Ok. Pacco casa 22. Qui. Casa 22. A posto. Faccio così. Veloce. Pacco casa. Pronto. Madonna santa, come sta tosse. Pacco. C'è per caso. Eccola. Pacco. Mi sta vestendo. L'alse. Riportiamo il pacco mentre sta nuda. Aspetta. Voglio. Non si può andare attraverso. Signora, apri la porta. Una già Pippo. Pacco. Scrivo Amazon. Amazon. Casa 22, non ha scritto per chi? Casa 22. Pacco, tenga, Gaio. Pacco. C'è Sasha, chi è Sasha? Yeee, Pacco! Chi è Sasha? Andiamo
andiamo avanti. Eita. Sta qui è quella che sta là dentro. Il pacco. Ma perché non entrate nel mio camion? Non c'è. Help. Help me. Ma non c'è nessuno. E vabbè, ha fatto salire Sasha. Sasha! Scendi! Sasha! Scendi! 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 Brava Sasha! Scendi! Scendi! Muoviti, sto... Ti regalo un pacco! Ti do un pacco! Pacco! Vuoi pacco? Ti do la Nintendo! Dove stai? Non mi rubi tu! Tu non mi derubi, povero! Fatti un lavoro, fatti una vita! Oh! Se eri povero, come facevi ad avere il Roblox? E se povero, diciamo, hai un telefono, un tablet, non lo so, un computer, dove giochi tu? Ma lasciamo stare. Qui c'è... Hanno aggiunto la limousine fuori strada? Un grande... Vabbè. È premium e tutto il resto. Che figa. Sì, questa qua, no? Già c'era. Vai, vai, faccio salire il furgone. Vai! 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 Ecco ragazzi, si può trasportare di tutto, pure Amazon! Vi consegno il furgone di Amazon, ma se non so quante persone che sono. Parti! No! Mi è sceso! Perché? Alcune volte si bugga. Grazie. Più avanti. C'è una fila che blocca tutto. In che senso? C'è una tipa che blocca tutto. Oh. No! 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 Si bugga alcune volte, non capisco! Si bugga! Si è rotto! Abbassa sta cosa! Quante persone che siamo qua? Allora, abbassa! E vabbè, se n'è andato. Che possiamo fare noi? Niente. Cosa possiamo fare? Il niente. Allora, mi porto una persona a bordo. Andiamo un po' dovunque. Non so, voglio vedere se hanno aggiunto qualche altra cosa. Non credo. Vabbè, hanno anche modificato la zona iniziale, che è molto bella. Alla stazione di polizia non ho fatto niente. E credo che gli aggiornamenti sono finiti qua. L'hanno aggiornato proprio ieri. Quindi, cioè venerdì. Sì, venerdì. E niente ragazzi. Che cos'altro possiamo fare? Abbiamo consegnato pacco. Pacco, che è sta tipa? È brutta e pelata pure. Abbiamo fatto i fatturini di Amazon. Cosa possiamo fare? Non so, andiamo alla nostra stazione di rifornimento. Andiamo. Aia. Vabbè.
Non pensavo che erano così, cioè pensavo che si potevano attraversare, cioè io sapevo che si potevano attraversare. Tutto adesso cambio. Voglio ricontrollare lo Starbucks Coffee. Sembra quello del McDonald's, ma lasciamo stare. Qui c'è il passaggio segreto, che l'ho fatto vedere nel secondo episodio. Sì, secondo. Non c'è niente. E ragazzi, non so che altro dirvi. Spero tanto che questo video sui nuovi aggiornamenti di Brook Haven vi sia piaciuto. Se non mettetemi tantissimi like, iscrivetevi e attivate la campanellina. E ci vediamo in un prossimo video. E da seguire Brook Haven è tutto e ciao! Ciao!